Ciao e bentornati, scusate l'assenza. Oggi sono in compagnia della mia coinquilina Arianna, che balla salsa e mi ha chiesto un trucco da sera. Iniziamo il trucco mischiando due fondotinta, lo skin base della Masca e il face and body della MAC, che appunto io trovo lo skin base della Masca molto molto pesante e quindi cerco sempre di mischiarlo, di mescolarlo con qualcosa di più leggero, come in questo caso il face and body della MAC. Adesso passiamo alle sopracciglia che vado a riempire con la matita per sopracciglia della MAC nel colore brunette. E Arianna mi sgrida sempre quando faccio le sue sopracciglia perché lei ce le ha inesistenti e io gliele riempio sempre un po' troppo. E dopo aver applicato la matita vado a dare ancora più dimensione con un ombretto. Adesso, come primer occhi, utilizzo il Pro Longwear Paint Pot della MAC nel colore Let's Skate, che è questo rosa chiaro brillantinato, è uno dei miei preferiti. Lo stendo con le dita. Piego le ciglia, che saranno già pronte in seguito per l'applicazione del mascara. E dalla mia palette di ombretti della Screen Face prendo questo ombretto bianco opaco con un pennello soffice da sfumatura e lo metto sulla palpebra mobile sfumando verso l'alto. Adesso vado ad applicare questo ombretto della Makeup Forever nel numero 67, che è di questo color rosa. Lo applico sempre con un pennello soffice da sfumatura, partendo dalla parte esterna dell'occhio, quindi dall'angolo esterno, e sfumandolo verso l'interno nella piega dell'occhio. Prendo una matita viola, questa è della Bourjois, viola metallizzata, e la applico nella rima interna dell'occhio e anche un po' al di sotto nell'angolo esterno. Vado a sfumare la matita con un pennellino a punta. Adesso prendo quest'altro ombretto sempre della Makeup Forever nel numero 58 e sempre con il pennello soffice da sfumatura lo vado ad applicare nella parte esterna dell'occhio sfumandolo verso l'interno dove ho applicato precedentemente l'altro ombretto. Anche al di sotto dell'occhio. Adesso andiamo a prendere un po' di nero, sempre opaco, per intensificare il trucco, e lo metto nell'angolo esterno dell'occhio. Con delle pressioni molto leggere lo andiamo a sfumare sempre nella piega, verso l'interno. Adesso prendo questo beige chiaro e lo applico sotto l'arcata sopraccigliare per dare un punto luce. Dopo aver sfumato insieme i colori, vado a
da applicare dei pigmenti della MAC, questi sono il colore rose, che sono dei pigmenti bellissimi, appunto di questo colore rosa, però con dei riflessi dorati, e riprendo l'ombretto della Makeup Forever e lo vado ad applicare al di sotto dell'occhio di nuovo per dare maggiore intensità. Adesso passiamo all'eyeliner, utilizzo il Black Track della MAC. I pigmenti della Ben Nye nel colore Iced Gold, se avete i vanilla della MAC andranno benissimo, giusto nell'angolo interno dell'occhio per aprire lo sguardo, e vado ad applicare uno strato di mascara sulle ciglia superiori e inferiori. Come correttore applico lo Studio Finish della MAC nel numero NC20. E questo è il momento di pazzia delle mie coinquiline con cui sono costretta a vivere, che mi hanno costretta a tagliare il video in tantissime parti, perché appena mi giravo mi improvvisavano degli spettacoli con smorfie varie. Bene, adesso stiamo applicando delle ciglia finte con della colla duo glue, e per fissare il tutto utilizzo la cipria della NYC. Vado a fare un po' di contouring in polvere con la palette della Sleek, e prendo il primo colore sulla sinistra, lo applico appunto sulle guance, sfumandolo verso le tempie. Come blush utilizzo questo della Ben Nye nel colore Victorian Rose al centro delle guance, sfumandolo verso l'alto. E come illuminante utilizzo il Mineralize Skin Finish della MAC, sempre sulla parte alta delle guance. E questa è la pazza della mia amica. Passiamo alle labbra, sto disegnando i contorni con una matita della Makeup Forever resistente all'acqua. Adesso applichiamo il rossetto della Makeup Forever nel numero Matte 5. E per rendere ancora più perfette le labbra andiamo ad applicare un correttore su un pennellino angolare e lo sfumiamo verso l'esterno. We'll be right back.
Ecco, questa era Arianna prima e Arianna dopo. Io spero vi piaccia, come sempre non dimenticate di iscrivervi al canale, ci vediamo al prossimo video, ciao!